un criterio che avesse una riconducibilità giuridica certa e ci consentisse di mirare elementi di trasparenza e controllo a quelle fondazioni che, con un tasso esplicito di riconducibilità ai partiti, svolgono una funzione politica. Non è il caso di questi emendamenti e quindi, come non c'è stata contrarietà a recepire quegli emendamenti in commissione che andavano nella direzione di una identificazione certa del tema fondazioni, non ci può essere disponibilità su una cosa che rischia di creare addirittura problemi a chi fa un altro mestiere pure meritorio. Grazie. Prima di dare la parola a Cecconi, desidero informare l'Assemblea che la nostra collega Magda Culotta ha dato alla luce la piccola Lara. A lei e ai suoi genitori giunga l'augurio di tutta l'Assemblea. Prego, collega Cecconi. Grazie Presidente. Ma io vorrei fare una domanda al relatore. Ma la Fondazione Open fa politica o non fa politica? La Fondazione Italiani all'estero fa politica o non fa politica? La Fondazione Italia Sociale, quella di Manes, fa politica o non fa politica? Con i soldi che riceve, svolge attività per il Partito Democratico, promozione per il Partito Democratico o no? Con le scelte di questa fondazione si prendono anche scelte governative di leggi e di norme, sì o no? Evidentemente sì. E allora il girarci intorno e il dire che potrebbe essere mio cugino, mio fratello, non c'entra niente, non trovare una regolazione di queste fondazioni non ha alcun senso, perché gli emendamenti che noi abbiamo presentato, insieme anche ai colleghi della Lega, possono essere anche eventualmente rettificati e modificati dal relatore per trovare un quadro in cui identificare quali sono le fondazioni politiche e come renderle trasparenti. Voi semplicemente non lo volete fare. Non ci sono altri interventi.